A Kerch, nella parte orientale della Crimea, sono tante le famiglie che la domenica pranzano con le orecchiette. Qui vive una consistente comunità di italiani, circa 300 persone, una comunità spiaggiata dalla storia, una comunità che vuole mantenere viva la propria identità. Lo testimonia una bella mostra a Trieste, curata da Giulia Giachetti Boico e dal nostro collega del giornale radio Stefano Mensurati. Gli italiani in Crimea arrivano intorno al 1820 su invito dello zar Alessandro II. Che cosa è successo? Che praticamente con la stabilizzazione dell'Europa dopo la sconfitta di Napoleone, lo zar aveva intenzione di ripopolare la Crimea, che già all'epoca era la meta preferita delle vacanze della nobiltà moscovita, e ripopolarla perché era una terra semi abbandonata e non offriva neanche quella ospitalità che loro si aspettavano. E quindi cosa fece? Inviò degli emissari nel Regno delle Due Sicilie, a Napoli, chiedendo un aiuto per inviare lì agricoltori, pescatori, maestri d'ascia per fabbricare le imbarcazioni, insomma, per cercare di dare vita a questa regione. E da Napoli gli consigliarono di andare in Puglia, da dove partirono la stragrande maggioranza degli italiani di Crimea, partirono infatti da Molfetta, Trani, Bisceglie, portando con sé vitigni pregiati, ulivi di diverse varietà, prodotti ortofrutticoli sconosciuti, insomma, si trasferirono in Crimea come in un nuovo Eldorado e lì la comunità si sviluppò. La comunità degli italiani di Crimea prosperò fino alla rivoluzione d'ottobre. Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale moltissime famiglie tornarono in Italia e si stabilirono, soprattutto a Trieste. Questi sono i miei bisnonni da parte di mamma, la mamma Cassanelli, la famiglia Cassanelli. Che poi qui invece sono ripresi i miei nonni, tutta la famiglia. Qui c'è mia mamma, i miei nonni e tutti i suoi fratelli e sorelle. Nel 1942, quando l'Italia di Mussolini partecipò all'aggressione dell'Unione Sovietica, Stalin ordinò la deportazione degli italiani di Crimea in Kazakistan. Il 29 gennaio del 1942 i sovietici avevano ripreso da poco il controllo della Crimea e deportarono in massa tutti quanti gli italiani. Fu un vero e proprio rastrellamento da un giorno all'altro, 8 kg di bagaglio a testa da poter portare via con sé. Quindi potete immaginare queste persone che erano costrette a abbandonare tutto, la casa con tutto il loro contenuto, furono ammassati sulla banchina del porto, caricati su due navi che attraversarono lo stretto di Kerch. Una nave fu affondata dai bombardamenti e quindi morirono tutti, l'altra nave riuscì ad approdare sulla riva orientale e da lì incominciò un viaggio di 2 mesi attraverso le steppe del Kazakistan fino a destinazione, fino ai gulag. Gli italiani poterono tornare in Crimea solo dopo la morte del dittatore. Si calcola che siano circa 300. Attenzione, noi parliamo di italiani di Crimea per un motivo d'affezione. In realtà purtroppo nessuno di loro è più italiano. Sono ucraini di origine italiana e diventeranno, se la Crimea passerà alla Russia, russi di origine italiana. La mostra, dopo Venezia e Trieste, sarà esposta a Udine e poi in Lombardia, Veneto e in Puglia.